Torniamo ora a collegarci in diretta con Loppiano. Milena, dove ti trovi adesso? Loppiano ha sede anche l'Istituto Universitario Sofia, centro di studio e di ricerca accademica attivo dal 2008. Quest'anno lo frequentano in 116 tra studenti, dottorandi e ospiti. Oggi sono qui, vedete, con alcuni studenti e docenti di IUS. Questa mattina si è svolto qui l'Open Day. È un'occasione in cui l'Istituto apre le porte per conoscere l'offerta formativa e la metodologia accademica in Sofia. È questo un istituto internazionale in cui non c'è solo l'incontro tra varie culture, ma ogni cultura scopre che una è un dono per l'altra ed anche un incontro tra varie discipline. Ma vogliamo conoscere qualcuno. Allora qui abbiamo Gosia, viene dalla Polonia. E Gosia, tu hai studiato finanza. E volevo chiederti quale ti sembra, in poche parole, essere lo spirito innovativo di Sofia? La novità più interessante di Sofia è che la vita quotidiana e lo studio sono un binomio inseparabile e le cose che studiamo entrano nella vita e entrano nella convivenza di tutti i giorni. E per me la scoperta più interessante e più importante di questi 2 anni è appunto la scoperta dell'altro. Grazie Gosia, ma conosciamo ancora qualcun altro? Qui abbiamo Noemi. Ecco Noemi, tu hai conosciuto Sofia attraverso una scuola estiva in Argentina. E poi ancora abbiamo David. David viene da Mumbai e qui frequenta il corso in cultura dell'unità. Suona il basso anche nel complesso dei giovani di Loppiano. E poi ancora Ivan. Ivan viene dall'Ucraina, frequenta il primo anno di studi politici. Com'è la vostra giornata? Mi sembra che sia abbastanza intensa. Sì, intensa e anche interessante. Oltre a lezioni, studio ed esami, 3 volte alla settimana ci troviamo con tutti di Sofia per un momento di condivisione profonda e di dialogo. Inoltre, in questi ultimi mesi, davanti al moltiplicarsi da guerra e violenza nel tutto il mondo, è nato un laboratorio di ricerca dei ragioni dei conflitti e anche la possibilità della pace. Ma in una visione interdisciplinare. Grazie, grazie tantissime. E ancora abbiamo Gloria. Gloria viene da Bujumbura nel Burundi. Sappiamo che il tuo paese, il tuo popolo sta vivendo delle ore drammatiche. Dici qualcosa? Eh sì, adesso approfitterei a dare un saluto e viviamo e preghiamo per voi. È proprio a Bujumbura che ho conosciuto l'idea dell'economia di comunione, è una maniera nuova di fare economia, ciò che mi ha spinto a venire qua a Sofia. Ma quando sono arrivata ho capito che prima di cambiare l'economia dovevo prima cambiare me stessa. Grazie Gloria. Vorrei concludere con Declan. Declan è docente del Dipartimento di Teologia e di Filosofia. Declan. Ecco, io vedo che dopo 2 anni a Sofia di vita, gli studenti partono con un nuovo modo di essere persone, una nuova capacità di guardare il mondo, interpretare i problemi dell'attualità e di proporre soluzioni innovative di cui il mondo ha tanto bisogno. Grazie e allora adesso la linea torna a Roma, a te Claudio. Grazie Milena.